Legislatura 79-83, abbiamo chiuso l'altra volta parlando del Banco Ambrosiano, del fallimento del Banco Ambrosiano, che è stato un fallimento, vorrei fosse chiaro questo, pilotato dalla mafia a scopo speculativo. È chiaro cosa si può fare, no? Ora, Banca Etruria, il fallimento che c'è stato è un fallimento che non sembra che sia stato pilotato. Lì, in pratica, qualcuno vuol ridurre, no, le quotazioni di quella banca per poi fare la scalata alla banca e prenderla, ma prima che di questo un curatore fallimentare avrà pagato i debiti, ma tanti dei creditori non potranno più esigere il credito, e quindi una volta che è stata ripulita si prende la banca in mano. L'artefice di tutta questa operazione è Sindona, il governatore del Banco Ambrosiano Calvi, cioè che scappa quando succede questo, non si trova più in Italia, verrà trovato nell'82, 30 aprile dell'82, sotto un ponte del Tamigi, morto, suicida. In realtà sul suicidio ci sono molti dubbi, qualcuno dice che Calvi si era dato la vita del clochard, voleva cambiare completamente vita, invece in realtà poi si vede che Calvi è stato ucciso. Ma in Italia non si parla molto di questo, perché scade il mercato per l'anno successivo del calcio e quindi tutti sono colpiti dal fatto che all'epoca ci poteva essere al massimo due stranieri in una squadra, la Juventus che aveva acquistato Boniek dal paese comunista polacco, aveva anche Liam Brady irlandese, e invece arriva il colpo di mercato all'ultima ora, la Juventus acquista Michel Platini, e in Italia non è che si sta a parlare tanto di Calvi, ma si sta a parlare di Michel Platini, c'è cioè un mondiale alle porte e quindi di Calvi si parla poco. Abbiamo già detto che il curatore fallimentare del Banco Ambrosiano sarà Giorgio Ambrosoli, che verrà ucciso, e Michele Sindona, una volta che viene trasferito dai carceri americani a quelli italiani, si dichiara disponibile a parlare, la mafia ha paura delle cose che Sindona dirà, e Sindona viene ucciso, avvelenato, bevendo il caffè, proprio mentre si è appena vestito bene per andare a parlare al processo. Un attimo prima la mafia riesce a zittirlo. Ma vediamo che dietro al Banco Ambrosiano, dietro a questa vicenda, c'è anche lo IOR, il Vaticano, e c'è dietro anche una loggia massonica che non si occupa soltanto di questo, ma che ha un programma. Questa loggia massonica è la P2, che ha uno schema, lo schema R, il piano rinascita, e il capo di questa loggia massonica è un aretino, Licio Gelli. La loggia massonica vista dagli appartenenti alla loggia: siamo massoni, che male c'è? No, è una libera scelta. La massoneria vive di segretezza, oggi non è più possibile, ma all'epoca uno poteva iscriversi alla loggia senza doverlo dichiarare agli altri. È una libera scelta, ma cosa volete da noi? Se poi Gelli ha fatto delle cose che non doveva fare usando male la loggia, è un problema suo. Chi sono iscritti alla loggia massonica della P2? Silvio Berlusconi, Maurizio Costanzo, tanti giornalisti, tanti magistrati. Sicuramente fra questi ci sono qualcuno che è finito nella loggia non capendo bene perché, qualcuno era nella loggia capendo bene perché. Qual è l'obiettivo della loggia? Perché parte una commissione d'inchiesta guidata da una deputata democristiana, Tina Anselmi, e viene fuori che questa loggia aveva l'obiettivo di gestire il potere dello Stato, come? Tenendo al governo persone amiche che fanno gli interessi dello Stato. La loggia è nata perché era molto preoccupata dal movimento operaio, dalle garanzie ottenute da lavoratori, dalla forza dei sindacati, e quindi chiede a chi governa, state ben attenti, di avere
un'attenzione a questo: aumentare la forza dei militari, diminuire la forza dei sindacati, abolire il Senato, un governo, fare una legge per la governabilità, è lo schema R, lo schema rinascita. Il problema è che molti trovano nei programmi o problema o situazione di molti partiti politici alcuni passaggi di questo schema R, che è stato uno schema eversivo, cioè si voleva arrivare allo Stato a ogni costo, perché ha detto se poi quelli che governano ora non ce la fanno, bisogna puntare su un personaggio che abbia un autoritarismo e un'autorevolezza allo stesso tempo nel paese, perché sia ricco, vincente, famoso, e qualcuno può farci qualche identikit particolare, e quindi avere, se poi anche questo non dovesse funzionare, anche la disponibilità a un colpo di Stato, no? Era un programma step che viene scoperto, ma in quel periodo storico le BR non hanno ancora rinunciato alla lotta armata, eh? Questa è una cosa che avverrà poi nell'88, la dichiarazione di fine della lotta armata, che verrà fatta proprio da Curcio e Moretti, che diranno come l'abbiamo iniziata, questo nell'88, non la chiudiamo, non perché siamo pentiti, ben attenti, ma perché abbiamo perso la guerra, no? Noi abbiamo dichiarato una guerra allo Stato, l'abbiamo persa, appunto, è inutile proseguire una guerra che sarebbe soltanto macelleria, visto che non abbiamo gli strumenti per gareggiare con questo Stato. L'analisi che abbiamo fatto rimane giusta, però un po' delirante. Nel 1981 le BR fanno un'operazione fra l'81 e l'82, dicembre, gennaio dell'82, di un rapimento che addirittura non sarà così famoso, uno perché tanto ci sarà già passati, no? Quando rivivi una cosa non la vivi più come l'ha vissuta con Moro, due perché questo personaggio non era italiano, tre perché fortunatamente questo rapimento finirà con la liberazione dell'ostaggio e la morte dei terroristi, che se poi non ci fosse stata nemmeno la morte dei terroristi ovviamente andava meglio, perché non è che noi abbiamo un piacere di vedere morire le persone, però e forse si poteva anche evitare. Ora vi racconto la storia. Fanno il colpo grosso, cioè perché è nato il SIM secondo le BR, il sistema imperialista delle multinazionali, che è una loro cervellotica definizione, no? Dice: tutti i partiti sono dentro questo SIM, il sistema imperialista delle multinazionali, anche il Partito Comunista c'è finito. Chi ha costretto l'Italia a stare nel SIM? Gli Stati Uniti. Colpiamo gli Stati Uniti. E viene rapito Dozier, un generale della NATO, e viene portato in un carcere del popolo. Lì gli americani intervengono insieme alle teste di cuoio italiane, e si vede che gli italiani hanno una grandissima capacità di intervenire e liberare Dozier, e qualcuno dice: ma se hanno questa capacità, no? E gli americani erano disponibili, cioè, sia americani che italiani, gli americani erano disponibili a parole a liberare Aldo Moro, ma perché l'hanno usata per Aldo Moro? No? Entrano nel covo, questa volta non chiedono permesso come via Montalcini, cioè non ci hanno risposto, uccidono tutti, e quell'uccisione di tutti è sospetta. Perché? Perché non è una violenza gratuita, non fanno mai queste cose. C'è un motivo. Il motivo per uccidere tutti è perché questi ti potrebbero uccidere loro, e allora è giustificato. Ma dal numero di uomini che sono stati usati per l'operazione ai quattro brigatisti che erano lì dentro, forse salvarne uno o due, non per solo filantropia, che comunque non guasta, perché le vite umane più se ne salva meglio è, ma per avere più notizie. Ma sono notizie che probabilmente non si vogliono, qualcuno sospetta. E quindi anche il rapimento Dozier è messo in archivio. Abbiamo parlato di quel periodo storico parlando molto anche della mafia. Abbiamo detto Boris Giuliano, Pio La Torre, Piersanti Mattarella, Rocco Chinnici, tutti gli... E più importante, non c'è più importante e meno importante, ma quello che fece più scalpore all'epoca, quello del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quindi una mafia molto forte. Ma si colpisce Carlo Alberto Dalla Chiesa, che non ha indagato soltanto sulla mafia, ma ha indagato anche sul terrorismo. Lo ricordate? Ora, fra terrorismo delle BR e mafia potrebbe esserci un collegamento? Non è mai stato trovato, eh? Però sicuramente mafiosi e terroristi si sono trovati in carcere insieme.
Nel 1981, e io non la voglio mettere questa legge come un errore, questa legge, io ho anche lavorato in carcere, era necessaria, no? Però tutto ciò che è necessario e anche buono può essere utilizzato. Nel 1981 c'è la legge Gozzini. Gozzini. La legge Gozzini è l'umanizzazione del carcere, no? Purtroppo oggi la legge Gozzini c'è, ma l'umanizzazione del carcere è finita. Che io, guardate, che uno sia in carcere e se la cerca, no? Fa parte del gioco di vita, ma io non posso mettere uno che ha sbagliato in carcere ad agonizzare, perché voi provate ad andare ad agosto in un carcere italiano e dite la pena di morte sarebbe una pena minore di questa, no? Perché oltretutto in carcere c'è tutta anche un'impostazione per evitare che il detenuto si uccida, quindi uno veramente lì c'è da uscirne pazzi davvero. Allora, il carcere meno duro, più umanizzato, doveva partire dal presupposto anche di crediti e premi, nel senso, se ti sei comportato bene, eccetera, potrai avere permessi, perché anche c'è una logica utilitaristica. Quando uno c'è scritto fine pena mai, che potere contrattuale hai te? Agente di custodia con un gruppo che c'è scritto fine pena mai. Questi si ribellano, ti fanno qualcosa, cosa li fai? Più dell'ergastolo, cioè un altro ergastolo, no? Ma rischiano davvero di diventare padroni in alcuni carceri, perché cioè, invece l'idea, se ti comporti bene, ogni tot hai una licenza, puoi andare a vedere i figli, cioè, può essere un elemento di deterrente e anche una forma più umana, anche perché uno sta lì dentro avendo un'aspettativa, no? Però la legge Gozzini è dell'81, è dovuta anche a un movimento che c'è stato all'interno delle carceri. Cioè i detenuti hanno creato una sorta, quello che Pasolini si auspicava, perché Pasolini in un bellissimo poesia degli auguri di Natale dice: gli auguri veri li voglio fare ai carcerati, perché volenti o non volenti sono gli unici veri antisistema, no? Perché i magistrati, quelli che l'hanno messa, appartengono alla classe dominante, mentre loro sono la classe dominata. Però perché una presa di coscienza all'interno delle carceri? Perché è molto complicata, perché in carcere gente che molta cultura non l'ha, e quindi è anche più difficile avere una visione giuridica dei propri diritti. Quando arrivano i terroristi all'interno del carcere, i terroristi oltretutto sono, abbiamo visto, spietati nell'idea della contrattazione, no? Avete visto l'uccisione di Croce e il processo di Torino. Inoltre sono molto colti, studiano le carte e contrattano con i direttori: noi abbiamo diritto a questo, abbiamo diritto a questo, abbiamo diritto a questo, se non lo fate fino a questo. Questa cosa sembra che piaccia molto anche alla mafia, perché il fatto che ci sia dentro il carcere qualcuno che è forte, ha un potere contrattuale e che renda il carcere meno duro piace anche a detenuti mafiosi. È chiaro questo collegamento. Non c'è una prova vera e propria, però in carcere in quel momento c'è una situazione politica e umana incredibile. Uscendo dal rapporto mafia-terrorismo, in carcere finiscono anche, nello stesso carcere, Laura Braghetti, quella che ha affittato la casa per Moro, e Francesca Mambro, la donna di Fioravanti, diventano amiche, scrivono un libro insieme sulla condizione della donna, del terrorismo. Quindi il carcere comincia ad essere anche un ambiente dove c'è contaminazioni pericolose, no? C'è un brigatista Pesci che in carcere dirà che vuol pentirsi, le BR, per capirne la ferocia, uccidono il fratello di Pesci, innocente. Ora voi mi dite, cioè, quale lotta proletaria è uccidere un innocente perché il fratello vuol parlare e raccontare quello che ha fatto? Non c'è nulla di proletario in tutto questo. Ma perché vi dico di questo? Perché un episodio che ho trascurato nella settima legislatura, ma può tornare bene strumentalmente anche metterlo ora, è la morte di Peppino Impastato, no?
i famosi 100 passi di Modena, City Rembrandt, film appunto omonimo 100 passi. Peppino Impastato è un ragazzo giovane di una famiglia mafiosa, il padre è un affiliato alla mafia, lo zio era un importante mafioso, c'è una bellissima scena vera nel film 100 passi di quando lo zio, che lui ammirava tanto, ma veramente uno, un boss di alto livello, va al comizio del sindacalista comunista che fa un comizio contro la mafia. Sapete quante persone ci sono al comizio? Zero. E allora lui va con Peppino, dice: vieni Peppino, che era un bimbo, vai, bravo, bravo, è vero, combatti, ma dov'è questa mafia, ma dove la vedi? Cioè lo va lì a prendere in giro, no? Come dire, ma vedi te parli liberamente contro la mafia, dice, vabbè, è tutto vuoto perché hanno paura, no, io sono qui, chi è che ha paura, venite, ma non viene nessuno, non ti ascoltano, no? Quindi la forza della mafia. A Cinisi vive Tano Badalamenti, i famosi 100 passi, è perché lui al fratello dirà: c'è 100 passi fra noi e il male, la casa di Badalamenti è 100 passi da quella di Peppino Impastato. E lui apre una radio, erano gli anni 70, Radio Alice a Bologna, Radio Popolare a Milano, una radio dove lui parla di Tano Seduto, parlando di Tano Badalamenti, lo prende in giro chiamandolo Tano Seduto e lo attacca continuamente. Dice le cose, dice gli appalti. Tano più volte gli dice: guarda, ti ho visto crescere, il rapporto tuo, ma se continui, no, io devo arrivare a una scelta diversa. Come finisce la storia di Peppino Impastato? Peppino Impastato muore il 9 maggio del 78, lo stesso giorno in cui muore Aldo Moro, in quello che vorrebbero far apparire come un suicidio. Perché ci potrebbe essere un collegamento? Perché potrebbe essere una coincidenza. Nella vita esistono le coincidenze, no? Io sono nato lo stesso giorno della mia moglie, è una coincidenza, non è che è una scelta voluta, eccetera. Però siccome chi studia la storia italiana alle coincidenze è poco abituato, potrebbe anche essere che la scelta di far morire Peppino Impastato quel giorno cosa avrebbe tolto alla morte di Impastato? Visibilità. Certo. Si parla di Moro. Chi parla? Cioè, due trafiletti sul giornale. Invece, se Peppino Impastato fosse morto in un altro periodo, avrebbe dato questo. Quindi vedete che ci sono dei collegamenti molto strani.